questo percorso provo a raccontarvi un po' i pensieri che abbiamo fatto prima, quello che è successo durante e soprattutto quello che è successo dopo, che potrebbe essere utile per altri che provano a fare una cosa simile. Allora, innanzitutto The Economy è stata presentata così, come un'opportunità, e le immagini che vedete sono immagini significative per quel territorio. Quelle sono immagini che le persone di Persiceto riconoscono, quella è la chiesa principale di San Giovanni in Persiceto, quindi abbiamo cercato di fare capire che si lavorava lì per quello spazio, per quel sistema di relazioni di quel territorio. E abbiamo provato a spiegare un po' a tutti qual era l'intenzione di questo processo. Ora, la prima indicazione che abbiamo dato era che il tentativo era quello di rispondere a una situazione che tutti percepivano. Piccola parentesi particolare, questa comunità in particolare stava uscendo da una fase di conflitto molto molto intenso, tutto incentrato sul problema economico del paese. Allora, i nostri sono territori abituati ad essere ricchi, in cui non esisteva la disoccupazione. Non solo non esisteva la disoccupazione, però diciamo che il reddito medio è uno dei più alti in Italia, insomma è un luogo dove non si conosce la povertà, dove tutto tra virgolette da un bel po' di tempo è facile. Una volta una ragazza mi diceva che lei è sempre venuta su pensando che in Emilia Romagna se uno ha voglia di fare, farà e riuscirà a fare, questo come idea generale. Ovviamente negli ultimi anni questa situazione sotto gli occhi di tutti cambiava, non solo, loro avevano appena vissuto questa idea di un'area che era dedicata alla costruzione di nuove abitazioni, chi aveva il diritto di costruzione voleva costruire un outlet e sull'ipotesi dell'arrivo di questo outlet la comunità si era spaccata ma in modo molto violento, cioè si erano creati due fronti contrapposti molto forti, in cui qualcuno vedeva nell'outlet un nuovo sbocco per l'economia asfittica del territorio, qualcun altro vedeva un inguaiarsi ulteriormente e fare ancora peggio. Su questo la comunità si era spaccata e il gruppo di transizione locale era stato chiamato un po' da tutti a fare qualcosa e lì era successo che avevamo, loro hanno chiamato noi che siamo vicini e che abbiamo più esperienza di loro, abbiamo lavorato assieme ed è successo che da questo lavorare assieme la tensione è calata, le spinte si erano trasformate e quindi alla fine poi il costruttore non ha proceduto, quindi la cosa si era risolta, ma era rimasto questo immenso punto interrogativo del futuro economico della comunità. Quindi quando noi abbiamo cominciato questa attività aleggiava comunque questo caso, che non era un caso di quindi il nostro punto di partenza è stato, tutti siamo consapevoli che c'è una crisi, noi proviamo a costruire una risposta. Una risposta che cerca di avere queste caratteristiche. Una risposta che vuole proteggerci dagli effetti che sono già qui oggi ora. No? Perché abbiamo già i disoccupati, abbiamo già il problema delle persone, abbiamo già i giovani che non sanno cosa faranno nel futuro. Ma allo stesso tempo deve rispondere ai problemi che sono qui oggi pensando sulla lunga gittata. Quindi se io rispondo ai problemi che sono qui oggi e distruggo il futuro di mio figlio non sto probabilmente facendo un'operazione. Quindi primo presupposto, rispondiamo ai problemi oggi ma pensiamo lontano. Secondo presupposto, questa cosa si fa tutti assieme e sulla stessa barca. In quella comunità era molto importante questo messaggio perché avevano appena finito di accoltellarsi per strada e lo dico in modo spiritoso, ma vi assicuro che erano arrivati a livelli... non c'erano le coltellate, ma potevi pensare che il passo successivo sarebbero state le coltellate, quindi la tensione era veramente forte. Il suggerimento che la proposta era che per fare questo percorso bisognava costruire un'analisi condivisa della crisi in corso, cioè primo passaggio cerchiamo di capire per bene cosa sta succedendo, andiamo alle radici delle cose,
Anche questo per loro era relativamente semplice perché nel processo precedente si era passati dal parlare tutti ognuno del suo dogma al andiamo a vedere sulla cartina cosa c'è scritto, scopriamo che questo palazzo è di 9 piani, quindi vi faccio i paralleli perché per loro era significativo. Quindi costruiamo assieme un'analisi della crisi, in modo che ci sia un punto di partenza che condividiamo. Non dobbiamo condividere il percorso da lì in poi, magari ognuno ha idee diverse, ma almeno il dove siamo costruiamolo assieme. Procuriamoci dei dati che ci aiutino a fare i ragionamenti. Questo modello è preso da un modello inglese, da una sperimentazione inglese. Voi sapete che gli inglesi tendono a essere molto pragmatici quando fanno le loro cose, e la loro idea era: inutile che ci mettiamo a parlare di economia, di flussi di denaro, di ricchezza e di povertà, se non capiamo il nostro territorio come sta funzionando. Da dove arrivano i soldi, dove se ne vanno, dove vengono generati, dove li perdiamo, dove li guadagniamo. Nella maggior parte dei casi nessuno ha una percezione completa di questa cosa, tanto che in Inghilterra il percorso di Re-Economy comincia normalmente con una cosa che loro chiamano Economic Evaluation, che è proprio un lavoro di questo tipo: cerco di capire come funziona questo territorio. Vi do un'indicazione in più: siccome noi questa cosa la stavamo facendo assieme ad ANCI e al CURSA, che è un consorzio universitario, e al Ministero dell'Ambiente che osservava, per noi questo era anche un meccanismo molto semplice di legare il processo a un altro processo che spesso avviene nelle nostre comunità oggi, che è il patto dei sindaci. Io non so se vi è un patto dei sindaci, però diciamo che il patto dei sindaci, che è una cosa di tipo europeo, quindi codificata, eccetera, eccetera, comincia così, comincia dicendo, beh, prima di... Il patto dei sindaci consiste in una comunità che decide di abbattere le proprie emissioni di CO2, no? Serve a combattere il riscaldamento globale. L'Europa dice, prima cosa che devi fare, fai l'inventario delle tue emissioni, la baseline delle tue emissioni, perché sennò di cosa ragioniamo? Come faremo a capire se le hai calate o le hai cresciute? Quindi, prima cosa, cerca di avere i dati. Analogamente, in Re-Economy noi diciamo, beh, prima di mettere le mani nell'economia del territorio, cerchiamo di capire come funziona. Quando avremo capito come funziona, avremo le idee più chiare su come muoversi. E non è un'operazione banale, tanto che a San Giovanni abbiamo detto ci serve e abbiamo detto non ce l'abbiamo. Né abbiamo le risorse per farla, né sappiamo come farla. Quindi, quando noi abbiamo fatto l'esperimento a San Giovanni, questo era un grande punto interrogativo. Poi, altra indicazione che abbiamo dato è: in questo processo bisogna che ci assicuriamo di essere tutti ben diversi gli uni dagli altri, cioè tutta la comunità deve in qualche modo progressivamente fare parte di questa operazione, perché sappiamo che esiste un enorme rischio quando ci si ritrova tra simili e si fanno ragionamenti tra simili. Perché tendenzialmente la creatività disponibile crolla, perché la creatività sta nei bordi, sta quando teste diverse riescono a ragionare assieme su uno stesso problema. Ed è una tendenza culturale nostra, comunque, sai, io mi trovo bene con lui, ci vedremo, faremo. Probabilmente tra me e lui non ci sarà quello che serve per cambiare l'economia di un territorio. Bisognerebbe che ci fosse qualcun altro. Quindi anche questo era dato come prerequisito. Poi ovviamente delle indicazioni di come il processo sarebbe stato condotto. Questa è una nave, perché siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo detto un attimo fa, ma attenzione che qua nessuno comanda. Non c'è il comune che vi dirà cosa si deve fare, non c'è qualcuno che dirà adesso tu vai a piantare il grano e lei farà la pitrice in piazza. Siamo tutti qui e dobbiamo trovare il modo di gestire questo tipo di percorso. Al massimo ci saranno dei facilitatori, ci saranno delle persone che vi aiuteranno a costruire il percorso, vi daranno delle indicazioni su come lavorare assieme, vi aiuteranno a risolvere gli eventuali conflitti se nascono, vi aiuteranno a mettervi in collegamento con gli altri, eccetera, eccetera. Ecco, questo era molto brevemente l'inizio. Del,
della serata che abbiamo fatto a San Giovanni in Persiceto. Abbiamo preso il cinema, il teatro più importante del paese, abbiamo riunito le persone e abbiamo raccontato queste cose. La presentazione poi continuava spiegando come cos'era successo con The Economy in Inghilterra, che cosa è successo là, raccontando dello scenario economico, cioè come mai c'è questa crisi, da cosa deriva, eccetera, eccetera, e terminava semplicemente con il gruppo di facilitazione che diceva: noi siamo qua e per voi possiamo fare queste cose. E le cose sono sostanzialmente appunto quelle che vi dicevo, cioè aiutarvi a lavorare insieme, per esempio proporvi di fare un work café piuttosto che usare un'altra tecnica, mettervi in collegamento con certi tipi di persone o di esperienze perché vi serve capire meglio come si fa una certa cosa, ed essere presenti nell'accompagnare i gruppi che si formeranno nel lavoro successivo. Dopo questo momento, serata di presentazione, avevamo programmato un open space, che è una tecnica particolare per riunire tante persone, non so chi di voi la conosce o chi non la conosce, in ogni modo è una tecnica di facilitazione particolare che si usa quando si vogliono far emergere, quando c'è un problema centrale di tutti e si vogliono far emergere tante strade, tante possibilità. Che cosa è successo? Che ovviamente, come spesso accade, le persone che erano presenti alla prima serata e le persone che erano presenti all'open space non erano esattamente le stesse nel corso, cioè alcune persone che erano presenti alla serata, che avevano in mente quello che ci eravamo detti, erano presenti anche all'open space, si sono aggiunte tutta una serie di persone che venivano da fuori. Quindi tutte queste persone avevano perso una parte dei presupposti, ok? Dopo l'open space, grande carica, grande entusiasmo, si sono formati, non vorrei dire, mi sembra 6 gruppi tematici che, tra tutto quello che era uscito nell'open space, hanno cominciato a lavorare su certe direzioni tematiche, perché c'era chi voleva fare una certa cosa, chi ne immaginava un'altra, e hanno cominciato a vedersi periodicamente per sviluppare queste loro idee. Noi abbiamo cominciato a seguire i gruppi e dopo i primi 4 incontri, direi, abbiamo fatto un incontro di richiamo: rivediamoci tutti assieme e cerchiamo di capire cosa sta succedendo, a che punto siamo. Questo è importante perché abbiamo cominciato a rilevare che cosa stava succedendo nella realtà, provandoci davvero dopo. E già in questo primo incontro quello che è emerso è che mancavano i dati. Quindi la diapositiva che vi ho fatto vedere prima, la linea di base delle informazioni sul territorio non sembra essere un accessorio superfluo, nel senso che quando poi vai veramente a voler costruire qualcosa, a immaginare dei percorsi, sapere cosa sta effettivamente succedendo sul territorio non è banale. Per esempio, nel caso di San Giovanni in Persiceto, è un paesino abbastanza distante dalla città di Bologna, quindi tendenzialmente uno potrebbe immaginare che tutte le persone facciano la spesa o nei supermercati o nei negozi o magari al gruppo d'acquisto locale, eccetera eccetera, lì. Però è un paese che ha moltissimo pendolarismo verso Bologna e nella traiettoria verso Bologna ha 2 grandi centri commerciali. In realtà era molto difficile per tutti capire dove andavano le risorse per la spesa familiare di San Giovanni in Persiceto. Andavano lì, andavano, e sono dati che non sono semplici da recuperare. Quindi, per tutta una serie di ragionamenti, in realtà non si aveva una sensazione precisa di qual era il flusso economico di quella comunità, e tutti, in modo poco esplicito, però alla fine sono arrivati ad ammettere che in realtà avere un'idea di fondo di tutto questo potrebbe avere senso e potrebbe essere un prerequisito, cioè averla anche prima di cominciare a lavorare, o comunque procurarsela mentre si lavora. Tanto che da questo è nata una linea di ricerca specifica che ci ha portato oggi a sviluppare una metodologia che adesso stiamo testando su 3 territori, sempre col Ministero, per vedere se troviamo un modo di fare questo tipo di analisi in modo economico, facile e con dei dati certi,
con dei dati che siano sensati. Ora, questo è un percorso ancora in corso, appena ne sappiamo di più, la metodologia c'è già, abbiamo individuato 84 parametri di riferimento, i database da cui pescarli, come incrociarli per ottenere la metodologia, però adesso la dobbiamo provare sul campo. Se un domani la volete provare anche voi, è lì, adesso fateci capire anche a noi cosa stiamo facendo, perché lo sappiamo, ma fino a un certo punto, poi si può diffondere. L'altra cosa che era emersa subito era che quest'altro prerequisito non si era verificato. Siamo diversi, andavi a vedere i gruppi, alla fine no. Anzi, parte della biodiversità iniziale che si era prodotta, per esempio, durante l'open space, si era perduta nel corso del processo. Perché? Le ragioni possono ovviamente essere tante e sono complesse, però sicuramente nessuno si era preoccupato di conservarla e nessuno l'aveva considerata un valore, quello di avere, ma aveva seguito l'attitudine, cioè, ah ma io se parlo con lui ci capiamo al volo, mentre se parlo con lei facciamo fatica perché lei una volta ha detto una cosa, quindi beh, se lei poi non viene la prossima volta non è che le telefono per dire ma com'è che non sei venuta, allora lei non sente più nessuno, magari la terza volta non viene, quindi c'è stato un decadimento, no, della biodiversità, che in parte era naturale. L'altra cosa è che probabilmente proprio l'accesso iniziale, la porta che si apriva su questo processo, non era tanto accogliente per certe tipologie, o ancora certe tipologie presenti nel territorio non erano mai state veramente raggiunte dalla notizia del processo, erano state raggiunte in modo molto molto vago, un'email arrivata dal comune in mezzo ad altre mille email, quindi boh, non so, tra le tante cose che succedono sul territorio. Quindi questo era l'altro aspetto critico. Terza fase, alcuni gruppi più motivati continuano a lavorare perché hanno degli obiettivi precisi e se la sentono di andare avanti. Tutti i partecipanti a questa cosa erano informati del fatto che stavamo facendo una prova, no? Cioè, stavamo facendo un esperimento per capire, quindi diciamo che anche da parte loro c'era una collaborazione orientata in questo senso, nel senso che tutti sapevano che poteva anche fermarsi da un momento all'altro perché stavamo provando, stavamo sperimentando. E lì è emersa una terza cosa: quando tu provi davvero a mettere in pratica le idee che avevi, per esempio uno di questi gruppi era fortemente motivato a costruire una filiera del grano come quella che c'è a Montevideo, che arriva a fare il pane e a distribuire il pane, eccetera, eccetera, che poi ha dato vita a una piccola esperienza che c'è a Montevideo, che però poi ha gemmato un'esperienza più grande, che è quella di Arvaia su Bologna, che è già una scala più grande di coltivazione, che sta diventando CSA puro. Quindi c'erano delle cose intorno da guardare e questo gruppo era molto motivato aveva visto che funzionava, eccetera, eccetera. E lì, ancora una volta, molto in ritardo, in questo gruppo abbiamo scoperto che, uno, non c'era la visione condivisa della crisi, perché andando a vedere chi c'era in questo gruppo, c'erano due persone che venivano dall'inizio del processo e altre persone che erano entrate dalle porte laterali. Non si erano mai resi conto che quando parlavano delle cose non parlavano partendo dallo stesso punto di partenza. E questo era un primo problema. In realtà avevano tra di loro obiettivi molto diversi e idee del futuro molto diverse. Questo impedisce di progettare assieme, no? O almeno nel momento in cui te le rendi conto puoi cominciare a fare qualcosa per far convergere queste tensioni, ma se non te le rendi conto probabilmente ognuno continua a tirare da una parte ignorando il fatto che gli altri stanno tirando da un'altra. E l'ultimo aspetto emerso in modo chiarissimo: mancavano le competenze, e qui torniamo di nuovo al discorso diversità, nel senso che quando poi ci sono da fare le cose davvero bisogna conoscere le leggi, le frasi erano, ma qua ci vuole un commercialista, no? Qua ci vuole un contadino,
Cioè, se vuoi fare la filiera del grano, uno che sa, che abbia un'idea vaga di come si coltiva il grano, a un certo punto ti serve. Perché se no tu puoi avere tutte le idee più belle del mondo, il sito internet più figo dell'universo e la strategia di marketing più affilata e non saprai fare il grano. E questo è un problema se tu stai sviluppando la filiera. Sembrano tutte banalità, ma gli ci è voluto una marea di tempo, no? Per arrivare a prendere coscienza di ciò. Tanto che alla fine di tutto questo processo è nata proprio una scheda di vaglio dei progetti che aiuta un po' a stare dentro questi confini. Dopo magari ve la tiro fuori e la vediamo. Però l'idea di questa sera era comunque, visto che in qualche modo, più o meno, voi state... vi state interrogando, state lavorando su un processo simile, questo è un contributo di chi ha provato. Noi adesso ovviamente proveremo, dopo aver imparato tutte queste cose, cercando di fare in modo che i prossimi esperimenti tengano ben conto di questo. Voi siete in una fase di avvio, no? Di una cosa simile, quindi l'idea era portarvi intanto questa esperienza che può servirvi da sistema di riferimento e magari anche suggerirvi questa sera nei tavoli di lavorare su tre di questi aspetti che sono emersi così forte durante questo esperimento. Cosa spero di non fare? Dammi. Adesso non so chi facilita il caffè. Comunque. Tu hai già finito? Io ho già finito, io se volete posso andare avanti per ore e raccontarvi anche tutto il resto, però l'idea era di... io farei così, adesso io mi fermo, vi dico i tre punti, dopodiché se voi avete domande su questa esperienza qua, io lo farei subito in modo che dopo sì. Questa cosa ce l'avete ai tavoli, dopodiché potete farmi domande anche per 14 ore e io vi rispondo, però l'idea era che lavoraste voi, non tanto... Poi io rimango qua con voi, per cui se dopo in qualche tavolo avete delle cose specifiche da chiedere, volete dei chiarimenti, magari lo possiamo fare, oppure adesso nel domani. L'idea di questa sera, pensata con i ragazzi, era di provare a tenere tre di questi temi emersi come tema di lavoro della serata. Quindi provare a chiedersi come si fa a fare una partenza in cui condividiamo veramente lo scenario e tutti siamo andati a recuperarci queste informazioni di base che costruiscono lo scenario del perché c'è una crisi, quali sono le varie ipotesi su come questa crisi si è generata e su come si svilupperà, in modo che quando parliamo ci capiamo tutti, che non significa che abbiamo tutti la stessa idea, ma che abbiamo tutti gli stessi elementi di partenza di riferimento. Quindi questo potrebbe essere una prima fase di lavoro dei tavoli. La seconda fase potrebbe essere quando immaginiamo queste cose, abbiamo le competenze e come conseguenza se non le abbiamo dove ce le andiamo a cercare? Come facciamo a tenere questo tema delle competenze all'interno dei nostri piani, del nostro piano di lavoro? Perché ovviamente diciamo che se usciamo dalla dimensione personale del costruirsi un proprio micro lavoro che può anche vivere in un'economia che non è l'economia che c'è là fuori, ma è un'economia micro di scambio, di appena usciamo da quella dimensione, comunque il mondo là fuori è fatto così e ti devi confrontare con il mondo che c'è là fuori. Là fuori ci sono le banche con i sistemi attraverso cui concedere il credito, c'è Basilea 3, ci sono i mutui, ci sono gli affitti, c'è l'USL, ci sono i regolamenti comunali, regionali, provinciali, statali, le leggi, le normative, sono tutte cose con cui se si esce dalla dimensione intima della persona o della microrelazione bisogna confrontarsi. Come si fa a fare davvero una cosa di questo tipo? Per poi scoprire che in Italia praticamente qualunque cosa sensata è tendenzialmente proibita dalla legge, per cui non è un problema, non è un problema rilevante. Voi fatevi venire una qualunque buona idea che abbia senso,
per risolvere uno dei problemi che abbiamo e scoprite 20 minuti dopo che c'è una norma che lo vieta severamente. No, questa cosa qui è severamente vietato fare così. Terza tematica da esplorare, secondo me altrettanto importante e cruciale, è: ma questa diversità di cui abbiamo parlato, come la costruiamo? Come proviamo ad assicurarsi che sia conservata? Come facciamo a evitare di trovarci tra il gruppo dei figli del fiori, il gruppo degli imprenditori bocconiani che hanno solo la... Cioè, come creiamo questi ponti che, vi assicuro, sono necessari? Perché una cosa divertente nei tavoli di San Giovanni, c'era questo tavolo che era diventato il tavolo degli artistoidi, no? Quindi tutti con delle cose avevano costruito un progetto, avevano individuato lo spazio, sì, poi facciamo questo, poi facciamo sì, e poi faremo questo. Bellissimo. Il punto è che poi lì c'erano anche le condizioni per farle queste cose, quindi c'era l'assessore che diceva: bene, fatemi un piano in cui questa cosa sta in piedi, partiamo, no? Cioè, e il punto era: come partiamo? Piano. No, sì, poi, perché qui però bisogna creare il riscaldamento. Ma da nessuna di queste cose escono dei soldi, perché è l'economia del dono. Sì, però il signore che ti vende il gas difficilmente oggi risponderà allo stimolo dell'economia del dono. Cioè, se tu vuoi il gas per scaldare, vuole degli euro, mediamente, in tutta Italia e anche nel resto del mondo. Poi forse dopo un po' arriveremo che gli possiamo dare un prosciutto, però al momento la cosa non è fattibile. Per cui ovviamente emerge il fatto che se io non sono collegato con gli altri, con uno che, non dico sa fare il business plan della Bocconi, ma si mette lì e mette giù due conti e dice: qua bisogna che questi da qualche parte li facciamo saltare fuori, dopo il processo si ferma. Quindi queste erano le idee per la serata. E tu, Ellen, dicevi si lavora su una... Sì, magari prima di passare al momento del World Cafe in cui interagiamo, magari approfittiamo se c'è qualcuno che ha qualche domanda, magari anche di chiarimento, che vorrebbe porre a Cristiano. Quindi magari facciamo prima qualche domanda, se ce ne sono naturalmente.